L'Africa ha tanti problemi, ha tanti drammi, però l'Africa ha anche la gente che canta, che danza, ma soprattutto ha una società civile che si sta organizzando, sta resistendo e sta facendo dei passi da gigante. Domani ne parleremo, parlando dei giovani in Africa, al convegno che faremo qui, ma vorrei ricordarvi solamente, per coloro che per caso domani non ci fossero, che in quest'anno in Africa stanno avvenendo e sono avvenute delle cose molto importanti. Ne cito due in maniera particolare. Ultimamente le elezioni in Mauritania, dove per la prima volta si è votato dopo l'indipendenza, e quindi una transizione pacifica alla democrazia, e poco prima il grande evento delle elezioni del Congo, dove dopo 10 anni di guerra e 40 anni di dittatura il popolo ha voluto riprendere in mano la sua storia e ha avuto la capacità di auto-organizzarsi e la capacità di domandare alla comunità internazionale, ai suoi capi, a tutti, domandare quel diritto che è di tutti, che è il diritto alla democrazia. E allora facciamo festa a quest'Africa, e il senso di questo concerto è un po' questo. Però no, questa festa non può essere assolutamente non mediata dai drammi che nel continente ci sono. Noi parliamo di speranze dei giovani africani oggi, e mentre parliamo di questo vediamo la disperazione di tanti giovani che scappano, che hanno la sfrontatezza di fare viaggi e peregrinazioni enormi, prima nel deserto, poi di prendere queste barche della speranza, questi gommoni della speranza e della disperazione. Quanta gente è morta lungo la strada, il Mediterraneo è diventato ormai una tomba a cielo aperto. E noi abbiamo voluto dedicare questo incontro e anche questo concerto a due bambini, due ragazzi guineani, che nel 1999 sono stati trovati nel carrello di un aereo che era partito da Conakry, sono stati trovati morti nel carrello di un aereo a Bruxelles. Nella tasca di uno di questi ragazzi c'era una lettera. Questa lettera verrà letta durante il concerto. Ho chiesto a Pap, spero che lo abbia fatto, ma sono sicuro che lo ha fatto, di farla leggere e di accompagnarla con la musica struggente dei griot africani, la musica struggente piena di disperazione ma anche di speranza che ci viene dall'Africa. Bene, quest'Africa che viaggia tra speranza e disperazione oggi ci interpella ancora una volta. Io vi chiedo, facciamoci interpellare davvero. Facciamoci interpellare cambiando la nostra testa, prima di tutto, e il nostro cuore. Se sapremo incontrarla con la testa, cioè senza farci prendere da emozioni solamente, ma guardando la realtà scopriremo la grande positività e il grande messaggio che dall'Africa ci viene. Se sapremo capirla con il cuore, dal momento in cui l'abbiamo incontrato non la lasceremo più. E questa è un po' la fine un po' di tutti quelli che ad un certo punto, onestamente, guardandoci negli occhi con gli altri, con gli africani in maniera particolare, si avventurano in questo viaggio di conoscenze, di amicizia e di amore vicendevole. L'Africa ha qualcosa da dirci, l'Africa ci chiama e noi la chiamiamo, l'Africa ci domanda di essere amata e noi vorremmo amarla, l'Africa ci domanda di fare gioia, di fare festa, di danzare alla vita. E lo facciamo stasera con questo concerto. Grazie a Pap, grazie al gruppo dei Mandi, grazie a tutti voi che siete qui.
Chiesto niente a nessuno, mi hanno affamato, sono il sacco di malattie, ora lo sanno, il paradiso terrestre è solo illusione. Ho conosciuto la schiavitù, sono stata divisa come una torta. Hanno anche sparato sui miei figli nel 44 a Charoi. I loro figli, che uomini di giustizia, li ho visto cadere sotto il colpo a Genova per la mia causa. Ma io sto solo reclamando la mia esistenza, la mia dignità. La mia unione. No, no, non posso morire. Sarò per sempre la vicina con i suoi figli.
L'anno scorso, a una mattina, il giornalista mi ha chiesto che cosa gli africani possono fare per l'Africa. Ho detto, trovare l'indipendenza, voglio l'Africa indipendente. I ragazzini africani nel 1999, gli Yagine Kouyaté, 15 anni. Fode Tunkara, 14 anni. Viaggiarono su un aereo nel vano del Carrello di Marine, Conakry, Bruxelles. E furono trovati morti all'aeroporto di Bruxelles 2 giorni dopo. Che cosa ci avevano con pagare? Niente, avevano soltanto questa lettera. In questa lettera scrivono: loro eccellenzi, i signori membri e responsabili dell'Europa, abbiamo l'onorevole piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi dello scopo del nostro viaggio e della sofferenza dei bambini e giovani dell'Africa. Ma prima di tutto vi presentiamo i nostri saluti più squisiti, adorabili e rispettosi. A tale fine siate il nostro sostegno e il nostro aiuto. Siatelo per noi in Africa, voi ai quali bisogna chiedere soccorso. Ve ne supplichiamo per l'amore del vostro bel continente, per i vostri figli che voi amate come la vita. Inoltre per l'amore e l'amicizia del nostro Creatore, Dio Onnipotente, che vi ha dato tutte le buone esperienze, la ricchezza e il potere per costruire e organizzare bene il vostro continente e farlo diventare il più bello e ammirevole tra gli altri. Signori membri e responsabili dell'Europa, e alla vostra generosità e alla vostra gentilezza che noi gridiamo aiuto in Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente in Africa, aiutateci, abbiamo dei problemi e i bambini non hanno diritti. A livello dei problemi abbiamo la guerra, la malattia, il cibo, eccetera. Quanto ai diritti dei bambini in Africa e soprattutto in Guinea, abbiamo molte scuole, ma una grande mancanza di istruzione e di insegnamento, salvo nelle scuole private, dove si può avere una buona istruzione e un buon insegnamento, ma ci vogliono molti soldi e i nostri genitori sono poveri. E poi non abbiamo scuole di sport come il calcio, il basket, il tennis, eccetera. Dunque, in questo caso, noi africani e soprattutto noi bambini e giovani africani vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa, perché produsca. Dunque, se vedete che ci sacrifichiamo e rischiamo la vita, è perché soffriamo troppo in Africa e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e
mettere fine alla guerra in Africa. Ciò, nonostante noi vogliamo studiare e noi vi chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi in Africa. Infine, vi supplichiamo di scusarsi moltissimo per aver osato scrivervi questa lettera, in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto. E non dimenticate che è con voi che noi dobbiamo lamentare le debolezze della nostra forza in Africa.
Voglio chiamare il batterista Matteo Di Francesco, batteria. Il chitarrista che c'era, Djibril Ngeng del Senegal. Basso, Andrea Colella del Lecce. E maestro percussionista
Lamine Bai dal Senegal. Infine il grande capo from Napoli, Antonio Ragusa, chitarra. Thank you.
Thank you.
Merci. Adesso riusciamo a ballare tutti, voglio tutti davanti, voglio tutti davanti qua. Si balla adesso, eh? Ci siamo? Però non mi vedo. Mi vedete? Ah, va bene, allora tutti davanti qua. O sul palco. Thank you.
Siete? Siete stanchi? Ah? Siete stanchi? E allora andiamolo.
Thank you.
Ma che? Ma che?